maniera essere toccati se fosse stato fatto un consultivo come andava fatto. Cioè nel consultivo noi avremmo avuto il piacere, caro sindaco, che lei ci illustrasse anche in corso, salutando il percorso anche di gestione, per esempio, degli uffici. Cioè, a che punto siamo arrivati? Quanto ci è costato quest'anno? Anche dei piccoli impulsi, cioè dei piccoli segnali su il senso dell'andamento della raccolta differenziata, sull'andamento dei costi. Noi ci troviamo invece a registrare che lei non ci dice nulla, che il contratto nel frattempo è scaduto e stiamo in proroga e che ancora non si sa che morte non ci dice. Parliamo di comunicazione pubblica, c'è il sindaco non solo, l'altro giorno in commissione, no, ma lo gestisce la SPS. Qua andiamo a vedere, l'illuminazione pubblica oggi a Frascati non la gestisce nessuno. SPS, SRL, non ha mai avuto un caso per svolgere, almeno qualcuno dei nostri contatti, dagli uffici, mi hanno confermato che non esiste un incarico a SPS per gestire l'illuminazione pubblica. Vengono dati del papà per gestire gli impianti, la SPS che ci ha fatto l'incarico, adesso non la faccio accettare, come se fosse una cosa gravissima, e vengono fatti affidamenti della società che neanche ma poi parliamo anche di SPS, viene fatta da un'azienda speciale, mi dico semplicemente che viene ratificata in Consiglio Comunale una scelta che era stata fatta già dalla precedente amministrazione, con due soli varianti, creare due posti in Consiglio d'amministrazione perché c'era qualche amico che andava consultato e creare la figura del direttore generale, purtroppo nel senso che l'amministrazione si riservava la possibilità di nominare per un anno un direttore generale a votare esclusiva e discrezionale. Però, e qui mi auguro che ci siamo tutti silenzi in aula, perché se no accetto l'assenza, accetto come dire differenza, ma non le nostre. Presidente Veduto, ho detto accetto l'assenza, accetto l'indifferenza, ma non le nostre. Vorrei che tu lei richiamasse un po' di silenzio in aula. Ragione consigliere Mastrotrani, invito tutti i presenti a mantenere il massimo silenzio e ad ascoltare l'intervento del consigliere Mastrotrani, prego. Grazie, no, posso anche non ascoltare, l'importante è se lo devo lasciare voi. Cioè, non c'è problema, io posso andare da solo, giusto, nessuna presunzione di dire cose intelligenti, però almeno questo. Anche il discorso della SPS, che è stato già sollevato dagli altri colleghi, anche qui. Allora, è facile dire residui. Allora, ritorniamo con SPS che deve ancora fatture 6.000 euro e SPS che deve ancora prendere fatture 4.000 euro. C'è, come dire, un salto positivo, tanto essendo una capacità del comune, questo è sempre 12. Io non giro sempre dell'amministrazione sono. Ma la grande novità del sindaco Spalletta, il miracolo di Spalletta che ha serato, dove sta? Cioè, al 31 dicembre c'erano 6 milioni, oggi ci sono 6 milioni, perché Spalletta semplicemente si confronta con quello che e mi dà non li fa neanche lui, una società che si appresta, si è messa in liquidazione, che ha comunque grandi partite di natura economica che vanno risolte. Ma anche qui, dove sta il sindaco? Dove sta il miracolo del sindaco? Cioè semplicemente si sta facendo quello che si doveva fare, ma anche lì non vedo il grande impulso innovatore, perché se qualcosa doveva accadere il primo gennaio, sarebbe dovuta partire così come abbiamo avuto negli intendimenti. Questa azienda speciale, se le cose avessero dovuto andare così come previsto, era dove avrebbe dovuto essere già operativa, avrebbe dovuto essere maggiormente impegnata, per esempio, in un'attività che poteva essere la vera novità, o meglio, anche lì una implementazione di un discorso che era già stato avviato. La SPS dal 2011, insomma, dal 2012 ha cominciato per volontà dell'amministrazione anche a volte attività di riscossione di tutta una serie di attività di residui. E lì abbiamo visto che su alcune attività, oppure disturbo fisico. Allora, è sempre sbagliata la sera. Quindi, anche lì c'è un risultato che comunque è un'attività che era stata avviata di fronte a tecnica di difficoltà di questa amministrazione di incassare i suoi residui attraverso i dati che facciamo
siamo tutti l'altro giorno in commissione, contenti, dottoressa Cattoni, il 20% in 10 anni il tasso in Italia. 20% in 20 anni, quindi incassa l'1% dei crediti degli enti di servizio di STS ci ha dimostrato di avere una capacità che ovviamente ad alcune partite di svolgere un'attività di riscossione che è più, diciamo, produttiva e che si arriva alle due cifre, sopra il 10% anche, quindi diciamo che sono dei risultati importanti, ma quella è una risposta. È una prima risposta che è stata data, è una prima risposta che si è provato a dare per cercare di superare le difficoltà di questa amministrazione, ma anche di tutte le amministrazioni di Castellini, perché culturalmente il funzionario vigente è visto e valutato su quello che spende, non su quello che incassa. È da qualche anno che la mentalità si è modificata e anche qui culturalmente bisogna far capire al funzionario che se non incassa non spende, se non spende li mando sui cittadini che si arrabbiano perché tu non gli dai il servizio. È lì il cambio culturale. Però da questa amministrazione, anche in quella direzione dove qualcosa è stato fatto e laddove qualcosa va anche testato, per capire laddove le risposte sulla riscossione quantitativa le può dare la STS, laddove la STS queste risposte non può dare. Io la mia ho detto anche in passato, perché se andiamo a vedere le reazioni, famose reazioni sui bilanci passati falsi, tutti votavano bilanci falsi, c'erano belle reazioni molto confuse dove si diceva anche quello che si stava facendo, dove si diceva che è iniziato un percorso anche di confronto con tutta una varia materia di soggetti non equitati che si occupano di istruzioni dirette in Italia per tanti enti, parliamo di ingegneri, parliamo di poste, parliamo di tante società grandi che fanno le istruzioni dirette, con le quali abbiamo cominciato le attività di scambio, anche le attività di sperimentazione, per capire quale potesse essere la strada da seguire nel momento in cui questi crediti ci saranno comunque non interno, o comunque ci sarebbero stati rinviati nel Italia, anche lì, il Italia per i rimandi, il Italia come rimandi, il Italia per i candidati, il Italia per i detenuti. ANCI oggi vorrebbe creare un mega contenitore insieme all'Italia per fare l'ANCI e la riscossione quantitativa, cioè anche il dato normativo è talmente in evoluzione schizofrenica, che io giuro non passo da parte come sbaglio l'altra. Però il problema ce lo siamo posto. Allora, il ritardare anche la partenza della nuova azienda speciale, che è una responsabilità tutta di questa amministrazione, ma cominciamo ad andare sulle responsabilità. Poi uno ce la potrà spiegare, potremmo anche essere, come dire, comprensivi sulle ragioni per cui l'azienda speciale intanto non è partita. Però oggi l'azienda speciale, intanto erano 6 mesi in più che avrebbe lavorato, intanto erano 6 mesi in più che avremmo potuto attestarla su un'attività più impegnata di attività di discussione, soprattutto in questa fase, stiamo facendo un terzo, insomma, no? Fase storica, si sta facendo un lavoro profondo sulle siti, si poteva capire la dove poteva andare a investire ulteriormente sulle STS e lì forse qualche assunzione potevamo restarci, no? Perché a quel punto allora è una scelta strategica, cosa deve fare? Partecipare? Anche lì quella è politica, ma anche lì non riusciamo a capire qual è la volontà di questa amministrazione. Io ho sempre detto che per me dovrebbe diventare un gioiellino e dovrebbe curare direttamente gli aspetti che fa oggi degli accertamenti. Comunque di autore tributario, di accertamenti per quanto riguarda la TARI, insomma la TASI, ma anche tutta un'attività comunque di discussione per alcune partite, no? Per alcune partite ordinarie, pensare che tante sanzioni vengono messe dal comune, che poi è stata data a strascia perché una volta che la sanzione viene notificata non viene diventa effettiva, nessuno si trova, ci sono gli strumenti che vanno a mettere la distribuzione e sono bei soldi da andare a recuperare, ma sono soldi che danno, come dire, la percezione completa che un'amministrazione comunale la domanda risponde, ha bisogno, si attiva, ha necessità, ha gli strumenti per operare. Però qui registriamo questi ritardi, registriamo i ritardi di un'amministrazione che dorme, un'amministrazione che anche sull'affidamento dell'illuminazione pubblica non si sa, il sindaco ha detto che esistono la serie 5, che me lo confermo, esattamente lo vorrei dire, perché oggi è la capacità dell'amministrazione di dare risposte alle esigenze, mi pare un'amministrazione che è paralizzata dalla paura, un'amministrazione dove ci si siede più dal tavolo dello psicologo, dal tavolo del capo di gabinetto, e dove vengono fuori più le paure delle decisioni che si devono prendere o degli effetti delle decisioni, e il coraggio, la logica
Sì, era Proietti, no? Proietti quando faceva l'avvocato, e qui se fanno, qui se ne fanno. Ma un sindaco, se vuole fare le cose, deve essere leader dell'amministrazione, deve sapersi assumere le responsabilità, e deve essere un cappello protettivo, non assessore, ma un cappello protettivo di chi lavora con lui, che nelle segrete stanze e che se lava il capo, ma in situazioni pubbliche va difeso. Se no è un uomo solo al comando che si permette di sperfecciare tutto, e lo dico, un grande slancio di dignità, anche veramente, non so, ti aspetto, attendo con ansia quello che possono essere gli interventi della maggioranza, perché io penso che veramente fossimo a finta di niente, oppure qui stiamo facendo l'elogio veramente anche di politica, ma chi si dice, perché ha recuperato lui, salvo per il settore del nuovo consigliere di comunale, adesso si vede più. Avete fatto dei bilanci non trasparenti, avete portato la città in una situazione di quasi dissesto. È arrivato il Messia, ricordate, non era certo, se non lo aggiungo, che chi l'ha portato a fare il sindaco si è sempre portato. È quello che resta di un PD finito, di un PD che se non politicamente prende la consapevolezza, assume la consapevolezza di non esistere più in questa città, esiste solo il simbolo. Oggi il PD in questa città è un contenitore che ha fatto vincere le elezioni con il suo singolo simbolo, al singolo Spalletto e con i soldi del suo potere. Ma è un PD che non esiste, è un PD che non ha più una sessione, che è sempre chiusa, è un PD dove non ci si confronta più. Viva Dio le amministrazioni fose di Tommaso, dove comunque c'era un confronto, c'era gente che si confrontava, che litigava, che era portatrice in un'area politica di istanze e di idee diverse, anche di culture diverse, di una cultura che forse faceva parte degli anni 90. I risultati sono questi qua, so. Faceva parte del 2020. I gattopardi. Sono le evoluzioni naturali della politica, ma c'è. Oggi ci troviamo di fronte alla politica, non esiste più. I luoghi di confronto politico sono totalmente realizzati.